Amici di Trade Booster Limited, benvenuti. Oggi vi mostriamo un telefono full QWERTY, schermo 2.2, dual camera e MTK6235 con supporto WiFi. È un telefono di buona manifattura. Abbiamo una fotocamera posteriore, un flash, un'azione speaker, una presa USB, auricolare, caricatore e fotocamera frontale, una ampia tastiera molto ergonomica con quattro grandi tasti per la navigazione e la gestione delle chiamate e i consueti tasti per la navigazione dei menu, per la regolazione del volume e per il richiamo della macchina fotografica. È un bel telefono, questo lo vediamo di colore rosso, ma è naturalmente prodotto anche in nero, grigio e bianco. Anche la traduzione è soddisfacente, noi ci stiamo occupando di migliorarla, stiamo traducendoli personalmente perché abbiamo trovato che la serie E di questa fabbrica è piuttosto interessante. Andiamo a dare un'occhiata al menu, si entra nel menu premendo questo pulsante, abbiamo poi la trackball con la quale possiamo navigare. Diamo un'occhiata veloce al menu, abbiamo l'organizer con il consueto menu, cose da fare, calendario, allarme, orologio globale. Diamo un'occhiata solo ad alcune di queste voci, calendario, sono aggiornamenti uscito dal menu, world clock, orologio globale e così via. Abbiamo poi i servizi della scheda SIM, i profili utente, come al solito personalizzabili secondo le nostre esigenze, l'audio player, dove possiamo ascoltare i nostri MP3. Abbiamo poi il settore multimediale, ben fatto, con una TV analogica, la macchina fotografica, il visualizzatore immagine, il registratore video, l'autoplayer, l'audio, il photo editor e così via, ripetitori, registratori del suono, radio FM e così via. Abbiamo poi gli allarmi selezionabili, la sveglia, le varie sveglie impostabili, giornaliere o mensili e così via. La messaggistica anche fatta molto bene, i messaggi si scrivono sulla comoda ed ergonomica tastiera del QWERTY del telefono. Abbiamo poi lo storico chiamate, dove possiamo andare a vedere le chiamate per entrambe le SIM. Gli extra, quindi abbiamo la gestione del Bluetooth, la calcolatrice, il convertitore valuta, il cronometro, le book e così via. Abbiamo poi l'area giochi con MSN e le varie impostazioni per il Java e il file manager con il quale possiamo esplorare liberamente la scheda di memoria o le cartelle contenute nel telefono. Le impostazioni del telefono, come al solito, quindi le impostazioni del telefono, della rete, di sicurezza e così via anche qui. E abbiamo poi, interessante, il supporto WiFi in cui possiamo ricercare le nostre reti, eccone qui alcune, e eventualmente connetterci per una navigazione su internet. Abbiamo poi le scorciatoie che ci permettono di raggiungere dei menu direttamente dai tasti numerici del telefono senza dover entrare nel menu ogni volta. Abbiamo inoltre un menu a schermo in standby che ci dà la possibilità di accedere direttamente alle funzioni più importanti del telefono, quelle che sicuramente utilizzeremo di più, come il Java, la navigazione internet, l'FM, la radio FM, la posta, la radio. Proviamo a comporre il numero del customer care di China Mobile. Quindi questo è il telefono, ci è sembrato un bel telefono, una buona manifattura, molto leggero, molto ergonomico, un bello schermo, un bel menu, e ve l'abbiamo presentato. Ci sentiamo alla prossima recensione.